quando noi facciamo dei videogiochi, no? Ci guardiamo molto al doppiaggio. Tante volte, tu non so se ti ricordi, ma tu hai doppiato un personaggio di Rainbow Six che è Jaeger. Ah, sì. Jaeger, sì, figurati. Sì, sì. Non me lo posso dimenticare perché me lo ricordano in continuazione. Esatto. Sì. Cerco al piccolo carpentiere col muro. Gioco al piccolo carpentiere col muro. Esatto, sì, esatto. No, me lo ricordo. Acting all alright, had no need to fight tonight. Faccio. Fidati. Ma allora, io volevo farti una domanda, Mauri, ma allora... Dimmi, quello che vuoi. Come va in generale? Ma in generale bene, nel senso che io ho ripreso a lavorare da 3 settimane. Ok. Quindi giro, cioè nel senso... Hai ripreso a girare? Con tutte le precauzioni del caso, ovviamente, certo. Guanti, mascherina... Anche perché ti faccio questa domanda... ti faccio questa domanda perché ho notato che tante serie Netflix, tante serie TV hanno comunque i sottotitoli. Quindi volevo chiederti se hai ripreso un po' al lavoro, eccetera, eccetera, in generale, sì. Ecco. Sì, sì, quello è ripreso, cioè nel senso forse anche troppo, perché adesso dobbiamo correre come i matti, perché dobbiamo non solo recuperare il tempo perso andando avanti con le puntate che sono in imminente uscita, ma anche ridoppiare quelle che sono andate in onda sottotitolate. Perché poi le serie, per esempio, le serie di Sky, che poi vanno magari su delle piattaforme streaming, quando vengono caricate devono avere tutto l'audio. Quindi... certo. Comunque è incredibile che effetto mi stai facendo, zio, perché io sto guardando Vikings adesso. Ah, bello. Sembra di parlare con Ragnar. Incredibile. Bello, vai. Quando noi facciamo dei videogiochi, no? Ci guardiamo molto al doppiaggio. Tante volte... Tu non so se ti ricordi, ma tu hai doppiato un personaggio di Rainbow Six che è Jaeger. Ah, Jaeger, sì, figurati. Sì. Non me lo posso dimenticare perché me lo ricordano in continuazione. Esatto. Cerco al piccolo carpentiere col muro. Esatto. Sì, esatto. No, me lo ricordo. No, ma nel senso, cioè, siccome comunque Rainbow Six è un mio gioco di punta, tante volte che quando tu uso Jaeger sento la tua voce, cerco di emularti e quindi, ecco, doti attoriali proprio zero, io zio. Ma quella è la base, è la base. Comunque tu devi, non solo devi recitare, devi rirecitare una cosa che è già stata recitata. E quello... Non inventi niente, anzi tu devi rifare una cosa già fatta. Ma infatti è quello lì che la gente tante volte mi dice, c'hai una bella voce, perché non fai doppiaggio? Perché non so recitare, ragazzi, cioè dovrei studiare recitazione. Lo so, molte volte la gente dice, hai la bella voce, puoi fare il doppiatore. No, se hai la bella macchina non puoi fare il pilota. Esatto. Capito? Non vuol dire niente. Con la voce ci nasci. Sì. Un conto è nascere con delle peculiarità, un conto è... insomma, sfruttarle, allenarle, studiarci sopra e fare in modo che possa diventare un lavoro. Io credo che io quando ho fatto la mia tier list, che comunque questo nuovo format che comunque... Sì, ho visto. Ti ho messo in categoria top assolutamente, perché credo che tu sia... lusingato. Un intrattenitore, diciamo, a tutti gli effetti al 100%, che rispecchia comunque... l'esempio dell'intrattenitore, cioè quando ci sono da fare determinati... Tu puoi andare a fare qualsiasi tipologia di video che riesci a gestire bene la situazione, come dire. Se ti fai un gameplay, un videogioco, non lo fai come lo faccio io, magari, che si basa un po' sulla skill, magari anche un po' di più sull'intrattenimento. Ma quello è per deviare dal fatto che io non sono bravo a giocare. Esatto, e appunto tu la trasformi in un'arma, non saper giocare comunque è un'arma. Che usi, hai capito? Assolutamente. Ma qualcuno ha scritto che sono fatto bene ad accettare l'invito di un vecchio, ma tu sei molto più piccolo di me. Allora, gira questa voce, visto che la vita che ho, c'ho moglie, bambino, 2 cani, come vedi ho le traversine perché ho il cane incontinente, ci sono tante cose, no? Che sono antiprofessionali, come tipo il mega studio che ho, però alla fine c'ho il divanino con i girasoli. Io ho moglie, figlio e tante responsabilità, quindi mi danno del vecchio, infatti mi sono fatti i capelli bianchi, perché... Ah, giusto. Appunto per... tu sei più piccolo di me. Io sono 92, tu dovresti essere un 88. 86. No, 86. Ragazzi, i 30 anni tu, Maurizio, di la verità, non sono gli anni più belli, 30? Ora ti racconto una storia. Vai. Ti racconto, ti predico il tuo futuro. Ok. Tra 2 anni, Gabbo, vivrai un anno terribile. Oh no. Dormirai poco, penserai a te stesso. Ok. Penserai che stai per morire. Sì, fidati. Ma secondo me è anticipato di 2 anni. Fino al 18 agosto. Okay. Fino al 18 agosto del 2022, dove
ti sveglierai la mattina. Sì. E se ti capita quello che è successo a me, ok, io mi sono svegliato, mi sono messo a sedere sul bordo del letto e ho pianto. Perché? No? Che succederà questo? Perché dici, ma che cosa sta succedendo? Io ieri andavo a scuola e adesso ho fatto 30 anni, 30, ma non è possibile. E poi ti accorgerai di una cosa bellissima. Vai. Poi cambia tutto, si ribalta completamente, totalmente. Mm-hmm. Cioè, fare i 30 è un gap incredibile, perché tu arriverai verso dicembre, 6 di agosto, sì, verso, sì, dicembre, gennaio, l'inizio dell'anno nuovo, la fine dell'anno in cui ne hai compiuti 30, e dirai: io sono un giovane, perché nell'animo sei giovane, sei giovane. Io a settembre faccio 34 anni, mi sento 15. Dirai: io sono un giovane con un'esperienza, mm-hmm, formata. Penserai: io 10 anni fa facevo cose, 10 anni fa è un numero grande, io 10 anni fa avevo la barba, eppure avevo già fatto cose, ma il tuo spirito sarà ancora ragazzino, quindi sarai in quella fase intermedia dove avrai la saggezza dell'uomo, mm-hmm, e l'ingenuità del ragazzo. Quindi non riesco a vedere l'invecchiare come un, sì, come un andare giù, anzi è un andare su. Ok. Cazzo, però se la vedi sotto questo punto di vista è tanta roba, zio, perché ti dirò, io credo che sia anche la chiave giusta avere la fortuna e avere comunque anche il, come dire, il carattere di riuscire a trasformare ciò che ti piace nel tuo lavoro, come hai fatto tu col doppiaggio. Sì, sì, beh, era la mia passione. In realtà il doppiaggio è quello che ho sempre voluto fare da quando ero piccolo. Eh sì. Quindi, sì, sì, sì. E quindi diciamo, insomma, che ti mantiene fatto giovane sicuramente, non arrivi stanco, sì, ma felice. Questo è importante. Sì. Io mi ricordo di una frase che hai detto tu. Io avevo appena finito di guardare Dragon Ball Super, no? Hai doppiato Zamasu, tu. Per chi non lo sapesse, sì, ha doppiato anche Zamasu. Che l'ultima cosa che tu hai doppiato di Zamasu è stato l'urlo. Ok? Ricordi? Sì. L'avevi anche detto, sì, in un video. E lì avevi fatto un pensiero su quel doppiaggio, su quella, cioè che in quel momento lì ti eri talmente immedesimato del fatto che magari era proprio la fine del personaggio, che tu riesci a farlo in maniera eccezionale, che tu sai che in quel momento lì, spiego, muore Zamasu. Ti spiego. Mm. Sì, esatto. Quando si doppia un personaggio, che sia un attore, che sia un cartone animato, ovviamente con l'attore, secondo me, si sente di più la cosa, c'è un retropensiero. È il retropensiero che fa funzionare il personaggio. Perché se tu doppi pensando semplicemente di recitare quello che lui ha recitato, tu sentirai sempre Maurizio Merluzzo, certo, o sempre il doppiatore. Ma se tu vuoi far sentire quel personaggio lì, tu devi creare il suo, devi creare, tu non devi creare niente, è già stato creato dall'attore, mm-hmm, devi trovare il suo retropensiero, ovvero, okay, che rimpianti ha, che progetti aveva, cosa sta pensando. Se tu senti un'emozione nel doppiaggio, la senti perché il doppiatore ha fatto in modo che tu la senta, nel senso, certo, è lui che ha ricreato il retropensiero dell'attore che sta doppiando e te l'ha trasmessa. Se tu nel mio urlo senti rabbia, vuol dire che io l'ho provata, altrimenti, sì, tu, sì, non la sentiresti. Beh, comunque, insomma, il messaggio è chiaro, zio, cioè tu devi riuscire sempre a che tante volte uno che guarda, uno che è dall'altra parte dello schermo, posso anche dirlo io, non si rende conto davvero di chi c'è dietro, e tante volte quando io la guardo dal tuo lato penso, ma chissà che magari se quell'emozione della morte o comunque di qualsiasi cosa, di felicità, di qualsiasi emozione estrema, la prova anche il doppiatore. È figa questa cosa da pensare. Uno non ci arriva mai a pensarla. Deve, perché deve. Se no non... È un attimo, è istantaneo, è solo in quel frangente, mm-hmm, ma deve. Posso dire, mi ha fatto venire in mente una cosa, uno in chat... Il prank di Lucifer con Giuda. Sei stato un bastardo! Perché sono cascato io? Lo so che ci sei cascato, mi hai iscritto. Sì, ti avevo condiviso nelle stories. E anche mia sorella ci ha creduto. Io Lucifer, infatti, come... io amo Lucifer. Anch'io tantissimo. Io infatti, come tutti ci sono cascati. Sì. Ma ti spiego perché, l'ho spiegato in un video, perché ci sono cascati tutti. Mm. E anche chi non ci è cascato... ha dovuto pensarci. Sì. Ti spiego perché. Mm-hmm. Innanzitutto, più lo scherzo è plausibile, più, mm-hmm, è efficace. Ma io cosa ho fatto?
ho preso una foto molto bella di un mio set che avevo. Sì. Ho fatto fare la grafichina. Esattamente perfetta come la locandina adesso di Lucifer. Faccio vedere. Assurda. Quindi, e poi, cos'altro poi? Se l'avesse fatto un altro, era molto più assurdo. Cioè, ma se l'avessi fatto io... Per dire, capito, per esempio, uno scherzo, nessuno ci casca, forse in 10 ci cascano. Ma il fatto che tanta gente ci sia cascata a me mi rende contento, ma non perché li ho buggerati. Mi rende contento perché rendono plausibile la possibilità che io reciti in una serie Netflix. Sì, sì, ti mettono all'altezza di quella cosa lì. Capito? Sì, è una cosa sì, che meriteresti, che... ecco. Esatto, bello, una sì. cosa che ho apprezzato molto. La gente... che ci ha creduto che io ci ho rosicato, ma non perché ci hanno creduto, ci ho rosicato perché ho pensato: ma allora lo posso fare, ma allora lo potrei fare una cosa del genere. Effettivamente, perché poi che lo posso fare. Entri talmente tanto nel mindset della gente che tu sei davvero lì che dici: cazzo, però non è vero. Mazza che due coglioni, però potrebbe capito? Essere vero. Allora, non so se lo sai, ma a novembre, dicembre, adesso vediamo, non si sa ancora, dovrebbe uscire il nuovo Assassin's Creed. Sarebbe sì. Assassin's Creed Valhalla. Adesso, ovviamente, esatto. Se sei sotto embargo, non dire nulla, eccetera. Ma tutti noi vorremmo. Sono un po' fuori da tutto io. Sei fuori da tutto, peccato. Sì, sì, sì. Perché? Dai, no, dai. Poi ti rispondo. So già cosa mi vuoi dire, io so già la risposta. Io provo anche già un po' a immaginarla. Perché c'è il protagonista che assomiglia molto a Ragnar di Vikings. Forse per quello che non ti hanno potuto chiamare. Dico male? Credo che il primo motivo per cui non sono stato chiamato è perché ho già doppiato un assassino e non esistono assassini con la stessa voce. C'hai ragione, è vero, hai doppiato Jacob. Quello credo sia il primo motivo per cui non sono stato chiamato. Ok. E poi secondo me il motivo fondamentale per cui non sono stato chiamato è perché non è Ragnar. È vero. E l'ultima cosa che mi stavo chiedendo prima, quando è stata l'ultima volta che io e te ci siamo visti? Era stato Luca Comics on Games Week? Perché non mi ricordo. Io i Luca Comics li rimuovo dalla memoria appena finiscono, perché sono 5 giorni di devasto psicologico infinito. Sì. Forse è una Games Week, però Forse Games io Week. L'ultima Games Week che ho fatto è stata il 2018. Ok. 18, perché ero a presentare da Nintendo, perché ogni volta che c'è Games Week presento da Nintendo. Ok. E lanciavano Assassin's Creed Origins, perché c'era Ambra, la mia ragazza, che era lì a lavorare da Ubisoft col cosplay di Cleopatra. Ok. Quindi credo che quella è l'ultima Games Week che ho fatto. Che poi è anche difficile beccarsi lì, perché provi a spostarti, ti caricano in scivola. Possibile, io mi ricordo che ci siamo incontrati io e te, Luca, in un ristorante in piazza. Mi ricordo. Sì, mi ricordo quella, e poi vabbè, forse sporadicamente in giro, un salutone e via e basta. Però non ho mai lavorato bene, cioè non abbiamo mai avuto modo di lavorare insieme. Ma l'unico lavoro, tra virgolette, se non sbaglio, fu... Vediamo se te lo ricordi. Webland. Webland. Cos'è che era? Sai che non mi ricordo. Fu un evento di 2 giorni qui a Roma, all'interno del quale c'erano i Web Show Awards. Cioè, hai ragione, era alla Fiera di Roma. Io mi sono fatto dalle 9 di sabato mattina alle 8 di domenica sera sul palco a presentare. Beh dai, comunque una roba molto scialla, zio. Che ammazzata, non è stata un'ammazzata. Ma sai che siccome è stata quella lì una delle prime volte che ci hanno visti? Può essere. Con i Web Show Awards. Può essere. Con sì, Jacopo Morini, no? Nerf. Sparavi col Nerf, sì. Sì, sparavo con Nerf, io feci pure una puntata... Con Jacopo nel lontano, anche lì forse 2013-2014, non avevo ancora la stessa. Siamo diventati vecchi. Siamo vecchi. Non c'ho ancora i 30, però credimi che il 18 agosto del 2022 mi sveglierò e penserò a te, Maurizio. Dopo quello che mi hai raccontato. Va bene, Maurizio. Allora, io se la chat non ha altre domande, ti lascerei andare alle tue cosine. Seguitelo nel tutti. Nel caso venite sul mio canale. Esatto, c'è problema, The Merluz. Domani sera streami, ottimo. Sì, domani sera, perché domani lavoro tutto il giorno, quindi... Domani sera cosa fai? Domani sera, che è... improvviso. Potresti creare quella serie che hai fatto su YouTube dei commenti, dove tu dai voce ai commenti su Twitch. Spettacolare. Lo faccio con i punti canale.
Ah, bello, bello. Sì, perché se dovessi leggere ogni commento con la voce che mi chiedono, esploderei. No, esplodi, veramente. Io esplodo. Esplodi. Va io bene, Maurizio. Mille. Poi ti faccio doppiare un po' qualcosina anch'io allora con i punti canale. Sì. Dai, aspetto. Va bene. Ciao, bello. Maurizio, grazie mille. Ciao, bomberone. Ciao, 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 ciao. Ciao, capo. Ciao, ciao, ciao.